Andiamo a vedere un altro sito. Vai. Che mi ha attirato l'attenzione, c'è cioè una forbice. Vai. Evoluzioneimmagine.it. Ok. A 3 secondi. Come vuoi essere oggi? Cosa vuol dire? Beh, ci può Voglio stare. Essere carico. E qua cambi organic color, si colora apposta per te. Non ho capito niente. Però attenzione, il logo in alto va molto bene. Sì. Parrucchieri in Valenza. Cosa vuol dire questo? Valenza è il luogo. Ok. AL, Alessandria, cos'è? Ok. Evoluzione immagine, forbice molto azzeccata. Quindi qui sempre il solito consiglio. Mi piace molto che in fondo avete messo la faccia incredibile. Finalmente qualcuno si fa vedere in fondo. È vero. Grandissimo Fabrizio Maurina. E partiamo dalle basi, quindi potenziale di questo sito immenso, molto alto, soprattutto a livello locale. Se voi riuscite, posso interromperti? Vai, vai, questa spacca, un taglio perfetto sempre. Questo è. Questa deve essere la prima che appare. Questo è ciò che voglio se io vado qui, capito? Perché se tu mi dici Evoluzione Immagine Hard Air Studios può andare, come vuoi essere oggi? Non c'è da niente. Vedo meglio il taglio perfetto sempre. Poi bello il brand Evoluzione Immagine. Se tu mi dici il taglio perfetto sempre e mi dici Evoluzione Immagine, che è il nome del luogo, io penso che se vengo lì, evolvo la mia immagine, miglioro. E ricordate questo, che di solito non condividiamo queste info, ma oggi siamo carichissimi. Oggi siamo carichissimi. Le persone, ragazzi, comprano una versione migliore di sé. Quindi qui abbiamo la formula segreta. Perché se tu mi dici Evoluzione Immagini, brand geniale, quindi voto 10. Però, come vedete, da questo esempio, questo è un business che molti direbbero non si può digitalizzare perché la gente si deve tagliare i capelli lì. Però qui tu non stai dando il servizio online, stai acquisendo e fidelizzando il cliente per sempre. Quindi andiamo a vedere nelle fasi cosa potremmo fare con Evoluzioni. Ma questo qua è un brand che veramente ha un potenziale incredibile. È enorme. Abbiamo già lavorato tra l'altro con tantissimi stylist nei famosi mentor program, che è dove abbiamo applicato il protocollo negli ultimi 3 anni. Fase 1, tu Matteo cosa faresti qui nei primi 30, i primi 20 giorni? Qui. Immediatamente cambio la immagine principale del sito, lo vado a scrivere anche qua sotto. Okay. Immediatamente, proprio fase 1 subito, questo sito deve convertire di più. Quindi fase 1 immediato. Banner, sito più lunghezza home page, perché qua è troppo corta la home page anche in questo caso. Io vado qui e immagini piccole, questo lo metterei magari in grande qua sotto, e poi le 3 immagini le voglio grande, ciccione, mi devono proprio prendere tutto il diciamo, sono troppo piccole, ok, mi devono catturare tutto lo schermo queste. Novità, leggi tutto, qua sotto c'è il blog, piuttosto qua sotto ci spari i social, capito? E chi siamo? Ci sono le foto ma non c'è la loro storia. Esatto. Quindi qua descrizione della vostra storia. Sì. E quindi immediatamente sito, non vedo bottoni per chiamare o per prenotare via WhatsApp, questo è un errore. Non vedo contatti qui. Sono in fondo. C'è il numero di telefono non cliccabile, il numero di telefono deve essere sempre cliccabile, quindi un po' di cambiamenti vanno fatti. Servizi come sono? Vai servizi? Tagli, cura del capello. E qui dobbiamo riuscire addirittura, e non so se con chi sto parlando dei due titolari, però parliamo veramente di un obiettivo che è fattibile, perché l'abbiamo già fatto con tanti esperti di beauty, è far pagare il cliente prima ancora che arrivi. Tu fai pagare il cliente online attraverso una metodologia che vedremo proprio nei primi 60 giorni. Lui arriva in negozio, ti dà la ricevuta e tu gli fai il servizio. Questa è la digitalizzazione che è possibile per qualsiasi azienda di servizi al mondo. Poter prendere i soldi prima ancora di fare il servizio. Questo è rivoluzionario, perché di solito addirittura... C'è Fabrizio collegato. Eccolo Fabrizio. Comunque congratulazioni Fabrizio per la scelta del nome. Sicuramente non so se è opera tua o della socia. La sfida che prenderei se Fabrizio facesse parte del protocollo è: Fabrizio, nei primi 30 giorni ottimizziamo sto sito, ma addirittura nei primi 60 giorni andiamo a vendere i primi prodotti in anticipo. Così ci concentriamo tutto il resto delle fasi, soprattutto la fase 2, che è la pubblicità massiva, in modo da andare sempre in profitto per riuscire a... E poi nella fase 3, che magari non lo sapete cosa facciamo, fase 3 autorità. Andiamo a posizionare magari Evoluzione Immagine come
l'autorità non solo nella città, ma nella regione, perché solo nella città. Ci sono persone che sono disposte a volte di fare anche 200 km. Pensa che Alice dalla Valle d'Aosta andava a Milano a farsi i capelli. Esatto. Cioè, qui... 2 ore di macchina. Stavo guardando anche che le offerte andrebbero riscritte, perché quando vado qui, per esempio, a vedere trattamento per la cura del capello, c'è la stessa immagine che c'è nella homepage, capito? E la descrizione è un po' povera. Mancano i bullet point. I bullet point sono gli elenchi puntati. Quindi va bene per doppie punte, caduta, capelli morti, capito? Quindi sì, sì, sì. Manca un po' di flash, ok? Non mi stai flashando quando vedo quell'offerta. Comunque, grande business, che voto hai dato? Allora, io do, Fabrizio, ti do un 6, solo per la impostazione digitale. Per il brand ti do 10 lode, mi piace tantissimo. A parte la scritta sotto, puoi evitare di scrivere dove siete, se diventate famosi nella vostra regione addirittura, quindi Piemonte... Non è necessario scrivere dove siete, tutti sapranno dove siete.